Eccoci, buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati alla Digital Academy di Registrit. Io sono Marco Bogliotti e faccio parte del team sales di Registrit. Presto mi raggiungerà anche Andrea Di Rocco di SOSVP per parlarci di SEO e di come ottimizzare un sito web creato su WordPress per migliorare il proprio posizionamento sui motori di ricerca. Quello di oggi è un tema molto sentito, infatti siete stati proprio voi ad indicarcelo come argomento su cui sarebbe stato utile un approfondimento, suggerendoci di adottare un taglio pratico per mostrare come metterci in atto le migliori strategie di ottimizzazione su WordPress per scalare le posizioni sui motori di ricerca. Prima di entrare nel vivo del corso, però, mi prendo qualche minuto per presentare ai nuovi arrivati il progetto Digital Academy di Registrit. Registrit, infatti, è il leader italiano nel settore dei servizi digitali ed ha la mission di supportare persone e aziende nella realizzazione della propria presenza in rete. E la Digital Academy rientra proprio in questo, infatti ha l'obiettivo del miglioramento delle competenze digitali. La Digital Academy nasce per dare consigli strategici ai nostri clienti business partner mediante una serie di corsi online, formativi e informativi, e si suddivide in tre fasi. La prima fase è la partecipazione ai vari corsi online. La seconda fase è la certificazione relativa al corso seguito tramite un test finale e la terza fase è l'inserimento nella Web Agency Network come rivenditore certificato. I corsi della Digital Academy, infatti, nascono per i clienti business partner, però sono comunque aperti a tutti gli interessati che desiderano ampliare le proprie competenze sulle opportunità date dal web. Ok, accennavo prima alla Web Agency Network, ora ve la presento. Si tratta di una rete di rivenditori accreditati garantiti da Registrit. Lo scopo della Web Agency Network è quello di mettere in contatto i clienti di Registrit, che cercano rivenditori nella propria zona di competenza, con i business partner certificati. All'interno della Web Agency Network, infatti, i vari business partner accreditati sono suddivisi in base alla regione e alla città di appartenenza e al numero di certificazioni ottenute rappresentate da delle stelline. A questo punto però dobbiamo vedere chi sono i clienti business partner e a cui si rivolgono i nostri corsi. Si tratta di rivenditori di Registrit che hanno aderito al programma business partner. Parliamo quindi di web agency, web developer, web designer e professionisti del digitale collocati in tutta Italia. Sono quindi, possiamo dire, i clienti speciali che hanno numerosi vantaggi come sconti riservati, consulenza dedicata, assistenza tecnica premium e prioritaria e molto altro ancora. Ok, a questo punto possiamo entrare nel vivo del corso. Vado subito a presentarvi Andrea Di Rocco, che sarà lo speaker del webinar di oggi. Ciao Andrea. Ciao Andrea a è tutti e con me. bentrovati. Ciao Marco, Ecco. Ciao Andrea. grazie dell'invito, è un piacere essere qui e grazie anche a tutti quanti i partecipanti. Benissimo. Andrea è il fondatore di SSVP, il sito di riferimento in Italia per chiunque desideri creare un sito web con WordPress. E dal 2012 ad oggi guida il team di esperti WordPress e SEO di SSVP, insegnando a milioni di italiani a creare qualsiasi tipo di sito web su WordPress. Ok, prima di lasciarvi alla compagnia di Andrea, volevo solo ricordarvi che se avete delle domande o dei dubbi durante il corso, potete scriverci in chat. Cercheremo di darvi una risposta nella parte conclusiva del corso e nei prossimi giorni pubblicheremo online sul nostro sito web tutte le risposte alle domande arrivate. Potete poi usare la chat anche per suggerirci nuovi argomenti. Ok, ora lascio la parola a Andrea e ci rivediamo nella parte conclusiva. Grazie Marco. Allora ragazzi, innanzitutto ragazzi e ragazze, grazie a tutti quanti per la vostra partecipazione oggi. Era da tanto che non facevo un webinar ed è veramente un piacere ritrovarvi tutti, persone che già conosco e anche persone che non conosco. Nel webinar di oggi, che sarà un webinar veramente bello, pratico, non andremo a parlare di teoria, ma andremo ad applicare le migliori, tecniche SEO per ottimizzare i nostri siti web in WordPress. Dunque, questo webinar è l'applicazione pratica del webinar sulla SEO che ci ha preceduto, quello intitolato Strategie e tecniche SEO avanzate. Per chi non l'avesse visto, vi invito ad andarlo a vedere. Quello che faremo oggi è che andremo a focalizzarci su come si fanno tutta quanta una serie di azioni, queste che vediamo adesso sullo schermo. All'atto pratico, utilizzeremo come plugin di riferimento RankMath e andremo a vedere in ogni singolo aspetto quali sono le implementazioni che dobbiamo fare. Per
Detto questo, allora, chiaramente poi lasciate tutte quante le domande in chat e vedremo poi alla fine, se non siamo andati lunghi, di rispondervi, ma vi risponderemo anche poi dopo che questo webinar è concluso. Allora, cominciamo subito ad andare a vedere la prima parte importante, ovvero andiamo a vedere come funziona la parte relativa alle impostazioni generali di Rank Math. Per prima cosa, se quando vogliamo assicurarci che il nostro sito web sia in ottime condizioni, dobbiamo assicurarci innanzitutto che il nostro sito sia accessibile dai motori di ricerca e che soprattutto abbiamo dato ai motori di ricerca una mappa di tutti quanti i contenuti del nostro sito. Quindi i primi due passi da compiere sono la creazione e la corretta configurazione di appunto due file, che sono il robots.txt e la sitemap. Questi due file indicano ai motori di ricerca quali pagine e sezioni del nostro sito web devono essere scansionate e indicizzate e quali invece dovrebbero essere ignorate. Quindi, se per esempio hai un'area membri, i contenuti riservati agli iscritti non dovrebbero comparire sui motori di ricerca e quindi puoi comunicare a Google di non scansionare e non indicizzare le pagine presenti in quella sezione. Rank Math genera in automatico entrambi i file, quindi sia il robot.txt che la sitemap XML, seguendo le indicazioni che puoi applicare dalle impostazioni generali del plugin che andiamo a vedere qui sullo schermo. Infatti, andando su Rank Math, impostazioni generali, quello che vediamo è che è evidenziato proprio il file modifica robots.txt. Il file robots.txt, come ho già anticipato, comunica a Google quindi quali pagine o sezioni del sito devono essere scansionate e quali invece no. Per poter modificare il file robots.txt, quello che dobbiamo fare, appunto, è arrivare su questa schermata e qui trovi questa sezione nello spazio più scuro dove andare ad inserire tutte quante le regole, principalmente le regole per dire non scansionare questo contenuto, e la regola si chiama disallow. Ora, disallow che cosa fa? Disallow blocca appunto la scansione da parte del motore di ricerca di tutti quanti i contenuti che gli indichiamo seguendo questo formato. Quindi magari fate uno screenshot di questa schermata e andiamo a vedere un attimo l'esempio. Dunque, nel primo esempio, come possiamo vedere, bloccare tutti quanti i crawler nella sezione feed del sito. Quindi quello che vogliamo fare è mettere disallow due punti, stellina, slash, feed, slash. Mentre per tutti quanti i file .pdf, mettiamo caso che abbiamo degli ebook che diamo in cambio della sottoscrizione al nostro sito, non vogliamo che questi ebook vengano indicizzati. Questi ebook sono in formato PDF, magari ecco appunto, non li vogliamo mostrare. Quello che facciamo è mettere disallow stellina punto PDF seguito dal simbolo del dollaro. Dopodiché, un altro esempio per bloccare la scansione di una pagina specifica, sempre come vediamo qui sullo schermo, se volessimo bloccare l'accesso, per esempio, a un contenuto che sta su uno slug slash mio trattino articolo, seguiamo la regola che vediamo qui sullo schermo. Dunque, questa è una delle prime parti più importanti che dobbiamo curare. L'altra cosa importante che vediamo qua sopra è la parola user agent. Con il termine user agent indichiamo il tipo di crawler a cui si riferisce l'istruzione. Il crawler sarebbe il robottino del motore di ricerca che naviga, che scansiona i contenuti di tutti quanti i siti web che riesce ad individuare. E quindi chiamandolo user agent e dicendo, mettendo la stellina, quello che facciamo è che, diciamo, la stellina asterisco è un simbolo jolly, sarebbe come per dire a tutti quanti i bot. Con l'asterisco, quindi indichiamo tutti quanti i bot, tutti quanti i file, tutte quante gli elementi che rientrano in quella variabile. Dunque, quello che dobbiamo fare però è attenzione, perché Rank Math che cosa fa? Genera una sorta di file virtuale, e questo significa che se già abbiamo un file robot.txt all'interno del nostro spazio web, questi due potrebbero andare in conflitto, creare problemi. Quindi assicuriamoci di avere solamente un file robot.txt che è quello messo a disposizione che possiamo gestire direttamente su Rank Math.
Andiamo adesso a vedere invece la seconda parte di questa prima azione, ovvero la sitemap, la mappa del sito. Dunque, innanzitutto, la sitemap può essere inviata ai motori di ricerca per aiutarli a scansionare con più efficacia un intero sito web, quindi appunto sitemap del sito. E come andremo a vedere, e come avrete anche voi modo di vedere, questa è molto ben organizzata. Dunque, innanzitutto andiamo su Rank Map, impostazione della sitemap, e qui troviamo subito, automaticamente generato, come vediamo nello schermo, l'indirizzo URL di dove viene localizzata appunto la sitemap. Dobbiamo cliccare sopra questo, se clicchiamo sopra questo elemento, poi si aprirà una pagina che, come possiamo vedere qui sulla slide, presenta tutte quante le varie tipologie di contenuti presenti all'interno del nostro sito web. Ora, questo URL, che vogliamo fare? Lo vogliamo copiare e lo vogliamo poi andare ad inserire all'interno della Google Search Console, ok? Perché lo diamo così in pasto a Google, possiamo anche ovviamente farlo pure con Bing e altri motori di ricerca. In questo modo siamo stati noi a fornirgli proattivamente la mappa del nostro sito web. Dopodiché, quindi, curati il robot TXT e curata la sitemap, sappiamo a questo punto che quantomeno il motore di ricerca conosce la struttura dei contenuti del nostro sito e sa quali sezioni può andare a scansionare e indicizzare e quali no. Fatto questo, adesso andiamo a curare la seconda area, che è veramente molto importante, dove molti utenti possono compiere degli errori. E qui parliamo della indicizzazione delle categorie e dei tag. Dunque, quello che dobbiamo ricordarci innanzitutto è che le categorie a livello SEO sono più importanti dei tag, in quanto rappresentano, diciamo, diversi aspetti dell'argomento di cui tratta il nostro sito. I tag, dall'altro lato, sono invece solamente delle etichette che aiutano a navigare all'interno di un blog o un sito web e-commerce, un portfolio e così via. Se indicizzassimo sia le categorie che i tag, avremo purtroppo una serie di problemi causati da contenuti duplicati. Lo stesso articolo infatti potrebbe trovarsi sotto due URL diversi, come per esempio, per dire, categoria slash SEO mio articolo, oppure slash tag Google mio articolo. Insomma, verrebbe fuori una gran confusione. Ecco perché la cosa essenziale da fare è quella di andare, nella maggior parte dei casi, a mettere assolutamente il tag, i tag in no index. Dunque, per farlo, dobbiamo, sempre utilizzando Rank Map, andiamo su titolo e meta e poi troviamo, vediamo qui sullo schermo nella colonna di sinistra, la voce categorie. E qui quello che vogliamo fare è assicurarci che la casella indice sia l'unica attiva e nella sezione MetaRobot dell'archivio categoria. E poi, esatto, e qua sotto, poi, dove dice MetaRobot dell'archivio categoria, si è messa la spunta sulla parola indice. Poi andiamo su tag, e anche su tag vogliamo avere la spunta su MetaRobot dell'archivio tag, deve essere accesa pure questa qui, e poi nella sezione sotto, MetaRobot dell'archivio tag, andare a mettere invece la spunta su no index, e poi assicuriamoci di salvare. In questo modo siamo tranquilli e sereni che i tag non andranno a creare una situazione di contenuto duplicato contro le nostre categorie. Molto bene, siamo adesso arrivati alla terza area che dobbiamo andare a curare assolutamente, e questa ha a che fare con i contenuti orfani. Dunque, un errore, diciamo, che spesso si compie è quello di non prestare la dovuta attenzione ai link interni. I link interni sono essenziali per i motori di ricerca, così come per gli utenti, per riuscire a saltare da un contenuto all'altro, ma anche per, appunto, dal punto di vista della user experience, fornire comunque la possibilità di approfondire un determinato argomento attraverso i link interni. Però che succede? Succede che spesso e volentieri ci si focalizza troppo a pubblicare nuovi contenuti e poi ci si dimentica di andare a fare, diciamo, una rivisitazione di questi contenuti per assicurarci che siano ben collegati tra di loro. Dunque, con Rank Map in versione Pro abbiamo la possibilità di andare
a individuare rapidamente quelli che sono gli articoli orfani. Per farlo ti basterà andare nell'elenco di tutti quanti gli articoli, qui sulla slide cerco di darti la, diciamo, il, di, attenzione, di farti vedere dove. In buona sostanza, quando abbiamo Rank Math Pro attivo, possiamo vedere che sulla riga di ogni articolo, nell'ultima colonna, dettagli SEO, la voce link, l'ultimo link è quello che ha a che fare con i link in entrata. Quindi andando a vedere che, se vediamo che c'è uno zero, diciamo, lì, vuol dire che quel contenuto non ha dei link in entrata ed è bene andare e agire. Quindi andiamo su tutta una serie di altri articoli che magari parlano di un argomento correlato a quello che trattiamo in quell'articolo orfano e mettiamo un link verso appunto questo contenuto affinché non sia più orfano. La notizia buona è che mi sono sbagliato, il link in entrata li possiamo vedere anche con Rank Math Free, non solamente con Rank Math Pro, ecco perché infatti suggerisco questo piuttosto che altri plugin, proprio perché è molto più completo. Così come abbiamo i contenuti orfani che non vanno lasciati abbandonati, quello che dobbiamo fare poi è anche di non lasciare abbandonate le descrizioni alternative delle nostre immagini. Dunque, l'elemento principale che ci permette, diciamo così, di indicizzare correttamente le immagini del nostro sito è il cosiddetto attributo alt, ossia testo alternativo. Ci sono due modi per scoprire quali immagini del tuo sito WordPress non hanno l'attributo alt. Il primo è quello di aprire la libreria dei media del tuo sito web e andare a controllare le immagini tutte quante una per una e buttare l'occhio qui, come vediamo sulla slide, alla voce testo alternativo. Se vediamo che è vuoto, vuol dire che non è presente un testo alternativo. Il secondo metodo è quello con l'analisi SEO di Rank Math, e che dalla sezione Rank Math SEO Analyzer ci consente appunto di vedere i risultati dell'analisi che ha fatto Rank Math. Rank Math cerca in automatico di andare a trovare per noi tutte quante le immagini in cui manca l'attributo alt. Ora, il mio suggerimento in questo caso è prima di tutto di andare ad attivare il modulo SEO per le immagini di Rank Math, e questo qui, come possiamo vedere su quest'altra slide, lo troviamo dalla bacheca, quindi Rank Math bacheca, c'è il modulo SEO per le immagini, lo attiviamo. Dopodiché torniamo nelle impostazioni generali immagini, aggiungi gli attributi alt mancanti, mettiamo la spunta lì, dopodiché possiamo andare a ottimizzare ulteriormente il formato di questo attributo alt, e per fare in modo che sia, diciamo, formattato, che presenti i testi nel modo che preferiamo noi. Adesso ci tenevo a spiegare questa differenza tra due azioni, ovvero quella di poter andare ad aggiungere manualmente il testo alternativo a tutte quante le immagini mancanti andando una per una, versus andare a farlo, diciamo, in un colpo solo con quest'altra funzione. Il mio invito è stare attenti, io sinceramente preferisco farlo una per una a mano, per evitare che possano essere inseriti tutti quanti una serie di testi alternativi all'interno delle immagini che non c'entrano niente con queste immagini. Inoltre è bene ricordarci anche che non tutte le immagini devono avere per forza un testo alternativo. Le immagini che sono di decorazione, che possono essere stellini, piccoli ghirigori che andiamo a mettere sul sito, non necessitano di un attributo alt, anche perché quello potrebbe risultare come sovraottimizzato e creare tutta un'altra serie di problemi. Quindi assicuriamoci di mettere le descrizioni, il testo alternativo, solamente alle immagini principali, a quelle che meritano di averlo. Sicuramente tutte quante le immagini che andiamo a mettere all'interno di un articolo meritano di avere un attributo alt, così come le immagini in evidenza dei nostri prodotti se si tratta di un sito e-commerce e così via. Dunque, abbiamo, diciamo, coperto le basi, le cose diciamo, più semplici. Adesso andiamo però a vedere un altro argomento più importante, ovvero la SEO home page per un blog. Dunque, quello che faremo da adesso in poi è che andremo a vedere come ottimizzare sia un blog, ma poi andremo anche ad approfondire
per quanto riguarda l'ottimizzazione di un e-commerce e di un sito web multilingua. In un blog l'obiettivo è quello di posizionare articoli, ovviamente, che forniscono informazioni utili agli utenti. Perciò bisogna lavorare al fine di inserire correttamente le parole chiave al loro interno e ottimizzare il più possibile il contenuto. Il RankMath in questo ci aiuta moltissimo, in quanto ci fornisce, come possiamo vedere qui sulla destra della slide, una sorta di pagella per ogni contenuto del nostro sito web. Ora, quello che vogliamo fare dunque è entriamo in un articolo, per esempio, e andiamo a vedere la sezione RankMath, che di solito è nella sidebar di destra. Qui inseriamo nell'area che possiamo vedere, se siamo sul sito, la parola chiave principale. Se utilizziamo RankMath in versione gratuita ne possiamo inserire solamente una di parola chiave principale, invece con la versione Pro ne possiamo inserire fino a 5. Una volta che abbiamo inserito la parola chiave all'interno del box, poi compaiono appunto tutta quanta una serie di suggerimenti che sono questi che poi compongono la pagella. Il mio consiglio è quello di seguire tutte quante le indicazioni che ci vengono fornite da RankMath, ma con le pinze, cioè dobbiamo avere un po' di buon senso e a breve ti spiegherò perché. Però ecco, diciamo, se per esempio la stessa parola chiave che utilizziamo in italiano può avere delle varianti diverse che non sono comprensibili, quello che ci dobbiamo ricordare è che la parola chiave che inseriamo là dentro si basa solamente sulla corrispondenza esatta della keyword. Però non è che se lì dentro, per esempio, facciamo un esempio, noi SOS ci occupiamo di realizzazione siti web, però per realizzazione siti web si può spiegare in tantissimi modi diversi, tipo creazione siti, realizzazione sito web, realizzazione siti web, è ovvio che non possiamo andare a mettere tutta la miriade di varianti all'interno del box. Quello che ci dobbiamo ricordare è che questa pagellina qui è semplicemente un indicatore, ma anche che Google non ci va a posizionare solamente per una parola chiave, guarda tutto quanto il contesto, tutti quanti i termini che sono all'interno del nostro contenuto, guarda tantissimi altri fattori e quindi poi ci posiziona, come meglio crede, purtroppo, per tutte quante le parole chiave correlate anche, diciamo, alla parola chiave che viene notata più frequentemente, mettiamola così. Quindi non ossessionarti nel raggiungimento del massimo, se questo chiaramente dovesse poi andare a discapito della qualità. Meglio un contenuto di qualità che, diciamo, un contenuto bilanciato dove sì, ho messo tutte quante le parole chiave, però poi alla fine il contenuto un po' non è così lineare. Quindi ecco, prendiamo con le pinze la pagella che ci viene data, però ecco, ricordiamoci che ci sono anche dei valori che sono più importanti di altri, come per esempio utilizzare la parola chiave nei sottotitoli, aggiungere la parola chiave principale nella descrizione alternativa delle immagini, questo l'abbiamo visto prima. Cerchiamo anche di puntare a una densità di parole chiave intorno all'1%, però anche qui, se dentro RankMath abbiamo messo una sola parola chiave perché abbiamo la versione gratuita, non andiamo a cercare di vedere se l'abbiamo utilizzata almeno nell'1% di tutto quanto il testo quella keyword, ok? Meglio avere uno 0,5 solo su quella, però aver utilizzato anche le altre varianti all'interno del testo. Spero che questa parte sia chiara. Inoltre, ecco, ricordiamoci poi queste altre regole che vi invito a fare lo screenshot, ma tanto poi comunque le ritrovate sulla pagella, non è necessario andare una per una. Forse l'unica funzionalità che merita due parole è il Content AI di RankMath Pro, che, diciamo, è uno strumento abbastanza economico, rientra nel piano Pro, che ci dà dei validissimi consigli su come ottimizzare ulteriormente il nostro contenuto anche per altre parole chiave. Quindi, ecco, se siete interessati di intelligenza artificiale o di suggerimenti dati da questo strumento, vi consiglio di provarlo. Oltre ai consigli aggiuntivi, abbiamo poi anche consigli relativi alla leggibilità del titolo. Ecco, questo era quello che forse menzionavo prima, dove non dobbiamo essere troppo precisi a seguire le sue indicazioni, ovvero va benissimo il primo punto, cioè hai utilizzato la parola chiave all'inizio del titolo, però il secondo, tipo il titolo SEO non contiene un numero, questo qui appunto è un suggerimento, nel senso che, secondo studi e statistici,
titoli che presentano un numero al loro interno tendono a generare maggiori click, maggiore interesse. Però non è il caso di andare a scrivere tutti quanti i nostri articoli come i 5 migliori, i 7 migliori e così via. Perciò anche qui, ecco, prendiamo il consiglio con le pinze. L'altro modulo invece, l'altra sezione sotto, la leggibilità del contenuto. Questa è importante seguirla e cerchiamo di avere il più possibile tutti quanti i check verdi, quindi utilizzare sia l'indice dei contenuti all'interno del nostro articolo, così come cercare di non creare dei paragrafi troppo lunghi che diventano, diciamo, un muro di testo, ma spezzare bene il contenuto, anche perché, come sappiamo, se non lo sapete, l'occhio del lettore online tende a scansionare molto il contenuto piuttosto che leggerlo lettera per lettera. Chiedo scusa, bevo un bicchiere d'acqua. Ok, quindi abbiamo visto questi consigli fino a questo punto di ottimizzazione on page che vanno benissimo per blog, ma adesso andiamo anche a vedere dei consigli specifici per siti web e-commerce. Quando parliamo di e-commerce, eccolo qui, allora, qui bisogna stare attenti a un po' di cose, perché quando lavoriamo con un sito web e-commerce il rischio è quello, il rischio di generare un errore per contenuti duplicati aumenta rispetto a un blog. Perché? Perché se abbiamo dei prodotti che hanno molte varianti, queste varianti, se non le gestiamo nel modo giusto, possono diventare o essere percepite come un contenuto duplicato, diciamo, del prodotto originale. Quindi prendiamo una camicia ha delle taglie, ha dei colori. Se non organizziamo bene le varianti, tutte quante le altre taglie, tutti quanti gli altri colori potrebbero risultare come un duplicato invece del prodotto fine, del prodotto a sé. Dunque, quello che vogliamo assicurarci di fare quando si tratta di e-commerce è quello di andare a fare in modo che le pagine prodotto, del singolo prodotto, abbiano chiaramente delle descrizioni originali e fatte benissimo, e le pagine categoria, anche queste devono essere curate così come il markup schema, ma più di ogni altra cosa assicuriamoci che in un e-commerce i tag siano non indicizzati, ok, questo è essenziale, e soprattutto andiamo a fare in modo che anche le pagine categoria dei nostri prodotti su un e-commerce siano fatte molto bene, perché sugli e-commerce le pagine categoria tendono a posizionarsi veramente molto bene. Dunque, per le pagine categoria, soprattutto se abbiamo poi categoria principale e sottocategoria, anche lì dobbiamo stare attenti, però lì non si crea un problema di contenuto duplicato se utilizziamo, come vedremo poi più avanti, l'attributo canonical, che vi spiegherò a breve, quindi rimanete. L'essenziale, ragazzi, è questo qui, che ogni pagina di categoria abbia almeno 300-500 parole di descrizione unica, fatta per bene, e poi soprattutto, no, soprattutto, anche cioè in parallelo, che tutti quanti i prodotti abbiano il markup schema. Adesso andiamo a vedere che cosa sono i dati strutturati in un e-commerce. I dati strutturati sono delle... Scusate, mi sto sbagliando con le slide... Allora, questo è più avanti. Pardon. Ok, dati strutturati. Eccoci qua. Dunque, i dati strutturati che possiamo inserire con il plugin schema markup, che cosa sono? Sono praticamente, il markup schema è un codice, diciamola così, che permette di fornire informazioni aggiuntive sui contenuti del sito web ai motori di ricerca. Queste informazioni possono essere utilizzate per generare i rich snippet, che sono delle visualizzazioni speciali che vediamo sulla SERP, nei risultati di ricerca. Il markup schema ci consente, per esempio, di mostrare nella pagina dei risultati, di far mostrare a Google il prezzo del prodotto, oppure che è in promozione, quanti pezzi sono rimasti a disposizione, così come una miriade di altre informazioni che, se mostrate appunto nel nostro risultato, sulla pagina dei risultati di Google, fanno saltare più all'occhio il nostro, appunto la nostra pagina e il nostro prodotto. Quindi il mio consiglio, soprattutto, ecco, per chi usa
per chi ha un sito web e-commerce è quello di installare Schema Pro e di andare a fare una bella mappatura di tutti quanti questi valori, questi contenuti, per essere poi passati al motore di ricerca che, incrociando le dita, li mostrerà poi a chi fa una ricerca su Google. Utilizzando quindi bene questo prodotto, questa funzionalità, aumentano sensibilmente le possibilità che i tuoi prodotti appaiano nel motore di ricerca. Dunque, vista questa parte qui relativa allo Schema Pro, voglio poi parlare un attimo di quello che anticipavo prima, ovvero il REL Canonical. Canonical, appunto da canonico, ci consente di dire al motore di ricerca che, guarda, questo contenuto, noi andiamo a mettere praticamente un attributo, un link canonico dal contenuto dove ci troviamo, che può risultare duplicato, verso il contenuto originale. Dunque, se un sito web, se sul sito ci sono contenuti duplicati, Google chiaramente applica delle penalizzazioni. Ma quello che vogliamo fare è quello di, utilizzando sempre Rank Math, è andare qui dove vedi la voce URL canonico e specificare esattamente per ogni prodotto, per ogni variante di prodotto, qual è il prodotto originale. In questo modo qui andiamo ad evitare che il motore di ricerca ci penalizzi per contenuti duplicati. Come farlo? Dunque, dalla bacheca entriamo nella pagina di modifica del prodotto, andiamo nel box di Rank Math e poi in avanzate, e da qui ecco il campo URL canonico, dove appunto inserire l'URL principale. Fatto questo, stiamo tranquilli che tutte quante le varianti dei nostri prodotti non vengano intese come duplicate. D'accordo? Questa è un'accortezza fondamentale. Può sembrare una cosa piccola, ma fa una grandissima differenza. E questi stessi consigli, ricordiamoci che poi non è che si applicano solamente a un sito web e-commerce. L'URL canonico lo possiamo utilizzare anche all'interno del nostro blog, dove per esempio abbiamo pubblicato un contenuto in passato relativo, che so, a aggiornamenti di WordPress, ma era del passato. Adesso c'è un nuovo aggiornamento WordPress, è essenziale andare a mettere un canonical da tutti quanti gli altri contenuti dove trattavo di quell'aggiornamento verso l'ultimo contenuto, in modo tale che non risultino duplicati o ridondanti. Bene. Adesso passiamo alla SEO per siti web multilingua, che poi uno potrebbe avere un blog all'interno dello stesso sito, potremmo avere un blog, un e-commerce e lo stesso sito poi essere multilingua. Mi è capitato più volte e quindi ecco, questi consigli si legano tutti quanti tra di loro e funzionano in tandem. Tutto quello che abbiamo detto fin qui non è a esclusione di altre regole che abbiamo appunto trattato. Quando parliamo di un sito web WordPress multilingua, la prima cosa di cui ci vogliamo assicurare è che tutte le pagine del sito, che su tutte le pagine del sito sia presente un attributo particolare che si chiama hreflang. Adesso, questo codice indica a Google in quale lingua è scritto il contenuto della pagina, ma anche eventualmente a quale area geografica fa riferimento. Come possiamo vedere nel primo esempio qui sulla slide, il primo attributo hreflang indica solamente la che questo contenuto è in lingua inglese, mentre il secondo link, come possiamo vedere, non ha solamente le lettere EN, ma anche UK, che sarebbe per United Kingdom. Quindi in questo secondo caso stiamo comunicando al motore di ricerca che questo è un contenuto scritto in inglese per un pubblico del Regno Unito. Segue poi esempio sotto, che invece è un contenuto in inglese per un pubblico per gli Stati Uniti. Dunque questo tag che cosa fa? Permette di mostrare la pagina nella lingua giusta nelle varie aree geografiche e inoltre indica ai motori di ricerca quali sono le rispettive pagine tradotte nelle varie lingue. Il plugin che preferisco più in assoluto per creare siti web multilingua è il plugin di WPML. Il plugin WPML ci consente con un colpo solo di avere tutta quanta questa parte impostata nel modo giusto. Infatti, che cosa fa WPML? Presenta, verifica, chiedo scusa, la presenza del tag hreflang e apre poi una pagina del tuo sito e cliccando con il tasto destro, come possiamo vedere qui, selezionando visualizza sorgente,
mi sono incastrato con la slide un'altra volta, perdono, aspetta, torno indietro, ecco qui, era qua. Dunque, come possiamo assicurarci che sul nostro sito sia presente il tag href lang? Andiamo sul nostro sito, tasto destro, ispezione elemento, se siamo con Chrome, e poi possiamo fare, e poi andiamo a controllare nel file che ci viene dato, nel source, nella fonte, guardando proprio verso l'inizio di questa schermata, lo vediamo subito se è presente o meno il tag href lang. Solitamente è presente nelle prime 5-10 righe del nostro codice sorgente. Quando utilizziamo poi WPML, che cosa succede? Che WPML va a creare ed inserire questi tag href lang in automatico su tutte quante le pagine del nostro sito, e quindi per tutte le pagine in francese ci sarà il tag corretto, e così per tutte quante le altre lingue. E assicuratevi, sia che usiate questo plugin che ne usiate un altro, cioè per esempio anche Polylang, che appunto per ogni lingua sia presente il tag href lang, giusto? Altrimenti si crea un bel problema. E un'altra cosa alla quale bisogna stare attenti è che quando purtroppo becchiamo una penalizzazione su un sito multilingua, dovuta per esempio a un errore su una lingua in particolare, quella penalizzazione tende ad essere poi applicata a tutte quante le altre lingue del nostro sito, se tutto quanto il nostro sito multilingua vive all'interno dello stesso dominio, quindi tipo miosito.it/en piuttosto che miosito.it o miosito.com, che sarebbero due domini completamente diversi. Quindi maggiore attenzione alle regole SEO per siti multilingua quando il nostro sito multilingua vive su un unico dominio anziché più domini. Che ovviamente la cosa più facile è avere un sito multilingua su un unico dominio. Un'altra parte poi importante riguardo questo è l'invio della sitemap ai motori di ricerca stranieri. RankMath anche in questo ci aiuta. Quindi la parte importante che vogliamo ricordarci qui è questa qui, che una volta che abbiamo verificato la presenza del tag href lang, quello che vogliamo fare è di utilizzare praticamente il Google Search Console, così come il Bing Webmaster Tool, per andare a comunicargli la sitemap, quella che abbiamo visto prima. Quella sitemap lì che abbiamo già inserito all'interno appunto della Search Console, Bing, DuckDuckGo per esempio, o Yandex se si tratta di un pubblico russofono. Una volta che comunque abbiamo messo la nostra sitemap XML, quella leggerà, mostrerà al motore di ricerca anche le altre, tutti i contenuti nelle altre lingue. Scusate, ogni tanto mi incarto, ma è importante usare le parole giuste perché sennò diventa troppo confusa. Utilizzando RankMath e WPML, le sitemap del sito saranno automaticamente organizzate, strutturate nella maniera corretta, e quindi non ci dobbiamo preoccupare di fare altre azioni. D'accordo? Ci tengo a dire questo però. Se avete un sito web multilingua, assicuratevi di aver creato un account da webmaster presso tutti quanti questi motori di ricerca e dategli in pasto, fornitegli, indicategli la presenza anche del vostro sito su tutti quanti questi motori di ricerca. Ok, oltre a questo abbiamo poi un articolo sul nostro blog che si chiama Come creare una sitemap multilingua in WordPress. Se abbiamo fatto un buon lavoro dovreste riuscire a trovarlo cercandolo su Google. Adesso, quindi, wow, abbiamo coperto un bel po' di terreno. Adesso rimangono altri consigli che sono altrettanto importanti, però quello che abbiamo visto fin qui spero che vi rimanga impresso in mente. Quindi e-commerce, multilingua, blog o comunque un misto di questi qui, seguendo queste 4-5, applicando queste 4-5 indicazioni, macro indicazioni che vi ho dato, saranno al sicuro, saranno siti web WordPress a prova di SEO. D'accordo? Quindi non dimenticatevele e state attenti, soprattutto ai contenuti duplicati se avete siti web e-commerce. Ora, siccome non è mai troppo, andiamo adesso a parlare di un altro aspetto importante, andiamo a vedere all'atto pratico, che è quello della sicurezza. È essenziale, ovviamente, la presenza di un certificato SSL
anche che sia spuntata la voce della forzatura, quindi vogliamo che il certificato SSL sia applicato a tutti quanti i contenuti del nostro sito web. Per farlo utilizziamo in questo caso Register. Dalla nostra area utente installiamo il certificato SSL e attiviamo la forzatura HTTPS andando dove? Nell'area utente, selezionando il nostro piano e poi su impostazioni SSL, e qui andiamo a controllare nella prima immagine a sinistra che HTTP, HTTP slash 2 e forcing HTTPS siano tutte quante attive. Se hai un hosting cPanel, ti basta andare sul tuo piano, espandere i dettagli e da lì poi caricare, e da lì poi cliccare configurazione HTTP slash SSL, e qui dovranno essere attive ovviamente le voci accesso forzato in HTTPS e rinnovo automatico del certificato SSL Let's Encrypt, che è quello gratuito. Dopodiché accediamo alla sezione impostazioni hosting sicurezza, e da qui poi avremo svariate opzioni di sicurezza, e ti consiglio di lasciare tutte quante le voci spuntate. Lo possiamo vedere su questa slide qui. Dunque, dentro Register, impostazioni hosting, tac, sicurezza, e vogliamo che qui sia tutto quanto in verde, d'accordo? Il certificato SSL credo che sia inutile ricordarlo quanto sia importante. Credo che ad oggi, se il sito web non presenti un certificato SSL, non viene nemmeno indicizzato da Google. Ci sono poi altre impostazioni di sicurezza aggiuntive che possiamo attivare su WordPress grazie all'utilizzo di alcuni plugin che andiamo a vedere adesso. Si tratta per esempio di WPS Hide Login. Questo qui ci consente di cambiare l'URL di accesso al nostro sito, rendendo quindi molto più difficile per gli hacker trovare la nostra pagina di login. Inoltre abbiamo Login Lockdown, che esiste anche da prima, da sempre, e funziona. Blocca l'IP dell'utente che inserisce la password non corretta più volte. E poi anche CAPTCHA, se per una maggiore sicurezza, soprattutto contro i bot. Questo qui ci consente di avere un CAPTCHA all'interno del modulo di login, ma anche all'interno dei nostri moduli di contatto, e anche sui moduli di checkout dei nostri siti web e-commerce. Quindi altro consiglio importante, ovviamente, oltre alla sicurezza, è quello di fare sempre tutti quanti gli aggiornamenti di WordPress, dei temi e dei plugin. Eccoci qui su questa slide. Sicurezza è importante anche perché il motore di ricerca se ne accorge quando il sito web non è al sicuro, quindi quello lì è un altro dei segnali importantissimi, così come la velocità. Essenziale scegliere un ottimo hosting WordPress, che chiaramente, se ottimo, già fa buona parte del lavoro, però pure noi da parte nostra dobbiamo stare attenti a non appesantirlo con immagini che pesano 3 megabyte o troppi plugin che magari non ci servono. Andiamo sempre a controllare la performance del nostro sito sul sito di GT Metrics. Ci sono anche altre soluzioni, altri modi, però per oggi ci focalizziamo su questo qui. Vogliamo assicurarci che, ecco, i tempi di caricamento siano il più possibile al di sotto del secondo, per fare in modo, ecco, che le immagini non ci diano problemi dal punto di vista del peso, ma anche della qualità, perché spesso e volentieri sono poi le immagini a dar problemi. Mi raccomando di utilizzare il formato WebP per quanto riguarda le immagini. Questo formato, un nuovo formato relativamente nuovo, è più leggero del JPEG e del PNG, e comunque mantiene una immagine ad altissima qualità. Il plugin che mi raccomando di utilizzare in questo caso è impronunciabile, e www, che oltre, come è scritto qui sulla slide, a comprimere le immagini di ogni formato, ha anche una funzione per trasformarle tutte quante in un colpo solo in WebP. Questo è uno di quei pochi casi dove sono d'accordo a fare un'azione colpo solo
e le sistema tutte. Questa è un'ottima cosa da fare. Dunque, arrivati a questo punto, arriviamo verso diciamo, la fine del webinar, dove abbiamo coperto diciamo, tutte quante queste applicazioni pratiche, prendendo spunto dal webinar precedente riguardo alle strategie di SEO e tecniche avanzate. Sono curioso di leggere le vostre domande, spero che andrete ad applicare tutti quanti questi accorgimenti all'interno dei vostri siti web attuali e futuri. Detto questo, vi ringrazio e invito a domande di ogni tipo. Eccoci qui. Bravissimo Andrea, decisamente un intervento molto pratico e interessante. Avete fatto molte domande in chat, provo subito a farti la prima, Andrea. La prima domanda, leggo, sono un po' confuso su come usare i file robot per prevenire l'indicizzazione di determinati file o directory sul mio sito WordPress. Potresti entrare un po' più nel dettaglio? Allora, certamente. Le impostazioni di base, allora, chiaramente dipende dalla tipologia di sito web che hai, però come ho fatto lo stesso esempio prima, se abbiamo tutta una serie di ebook che sono caricati all'interno del nostro sito web e che vogliamo dare in regalo alle persone che si iscrivono, non vogliamo chiaramente che questi ebook in formato PDF vengano indicizzati dal motore di ricerca. Ecco lì che tramite la regola del disallow possiamo appunto dire che tutti quanti i file, appunto asterisco punto PDF col dollaro, non devono essere indicizzati. Quindi il file robot ci aiuta a dire al motore di ricerca cosa indicizzare e cosa non indicizzare, o meglio ancora, cosa scansionare e indicizzare e cosa scansionare e non indicizzare. Per maggiori informazioni, poi chiaramente abbiamo anche dei contenuti all'interno del nostro sito. Il file robot è una cosa avanzata che richiede un po' di studio, quindi non riesco a dare una risposta per tutte quante le casistiche. Però è un modo, appunto, ripeto, per dire al motore di ricerca non indicizzare, non andare a vedere quest'area qui, questa parte del mio sito. Ok, grazie Andrea. Provo la seconda, poi per ragioni di tempo le altre le invieremo tutte le risposte alle altre domande le pubblicheremo sul nostro portale. Allora, seconda domanda, ho un sacco di immagini sul mio sito in WordPress e mi preoccupa che non sto utilizzando al meglio le descrizioni alt per la SEO. Ci sono strumenti o tecniche che potrei utilizzare per controllare al meglio e migliorare le mie descrizioni alt in maniera più efficiente? Allora, esatto. Dunque, a mio giudizio il modo migliore è quello di andare contenuto per contenuto e assicurarci che siano presenti le descrizioni alternative. Ricordiamoci anche che quelle aiutano da un punto di vista dell'accessibilità, quindi persone portatrici di handicap, per esempio non vedenti, che non possono vedere le immagini, grazie a una descrizione alternativa inserita, come abbiamo visto, lo screen reader, diciamo, il lettore automatico di contenuti dello schermo, credo che si chiami così, può descrivere in questo modo l'immagine alla persona. Ma oltre a questo, la descrizione alternativa serve anche al motore di ricerca per capire l'immagine di che cosa tratta. Quindi il modo giusto per assicurarci che le descrizioni alternative siano fatte per bene è quello: andare sulle pagine principali e vedere che tutte le immagini, non i rigori, ma le immagini principali del nostro contenuto abbiano una descrizione alternativa che non sia troppo lunga. Dobbiamo cercare di stare all'interno penso che bastino dalle 10 alle 20 parole, e non andiamo a caricarlo chiaramente di parole chiave e non andiamo a fare il copia e incolla della stessa descrizione alternativa all'interno di tutte quante le immagini di quel contenuto. Cerchiamo di usare il buon senso e appunto di inserire questa descrizione sia per gli utenti che hanno problemi di utilizzo, che hanno delle disabilità che non gli consente di vedere queste immagini, ma anche per il motore di ricerca. Ok, grazie mille Andrea. Per le altre domande, nei prossimi giorni pubblicheremo sul nostro sito tutte le risposte in modo tale che le potrete andare a vedere e analizzare. Ok, grazie per aver partecipato. Io vi ringrazio per l'attenzione e la partecipazione. Vi ricordo che a breve riceverete un'email con il video del corso di oggi e per i clienti business partner riceveranno anche le dispense del corso e il link con il test per ottenere la certificazione. Vi Esatto. invito, esatto, sì. Vi invito a
continuare a seguirci. Presto comunicheremo la data e l'argomento del prossimo webinar. Nell'attesa potete sempre rimanere sintonizzati sul nostro portale e nella sezione Contenuti e risorse del nostro sito vedrete tutti gli approfondimenti degli argomenti trattati in questo e nei precedenti webinar della Digital Academy. Buona serata a tutti e a presto, buon lavoro. Un saluto, ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao Marco, grazie.